Faremo battaglia politica all'interno delle istituzioni, sul territorio. Sicuramente Pontida sarà un momento in cui la Lega farà sentire la sua voce, perché questo è un attacco a Salvini ed è un attacco alla Lega. Noi ci dichiariamo innocenti perché abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto gli italiani. Gli italiani alle urne hanno chiesto a Salvini e alla Lega di difendere i confini di questo paese. Salvini l'ha fatto, la Lega l'ha sostenuto e per questo Salvini e quindi la Lega rischiano 6 anni di galera. Ed è vergognoso e fa capire come, non tutta per carità, però ci sia una parte di magistratura che emette delle sentenze in base a delle simpatie politiche. Che Salvini, ripeto, che è un ministro democraticamente eletto, non può rischiare 6 anni di galera per aver fatto quello che gli italiani gli avevano chiesto e che il suo ruolo permetteva di fare. I magistrati che parlano di autopromozione dovrebbero farsi un esame di coscienza, perché rischiare di finire in galera è una cosa antipatica che ti potrebbe rovinare la vita. Quindi non capisco che autopromozione ci sia. Grazie. Che Pontida sarà? È una Pontida vivace, una Pontida in cui il popolo della Lega farà sentire a Matteo Salvini il proprio sostegno e il rammarico per quello che sta succedendo. Perché, ripeto, la Lega è un partito, è un movimento leale, che ha sempre fatto quello che ha detto, e adesso qualcuno ce la vuole far pagare. E quindi ci sarà una reazione pacifica ma democratica. Pontida internazionale, ci saranno gli alleati con cui stiamo facendo un percorso da tanto tempo, che hanno sostenuto sarà Salvini. In presenza probabilmente di nuovo la Marine Le Pen e Wilders? In presenza o in presenza non lo so, vediamo, la sta gestendo il segretario. Però sicuramente ci saranno ospiti internazionali che sosterranno le battaglie della Lega dal palco di Pontida. Grazie.